Buonasera, allora è un bilancio che un po' ci fa paura come consiglieri perché non siamo in grado di formare una volontà chiara e consapevole di quello che potrà succedere nel prossimo triennio. Questo perché secondo noi mancano un po' di informazioni rispetto al passato e abbiamo rilevato anche alcune per noi anomalie. Dopo bilanci che si sono chiusi con un disavanzo di amministrazione di 9 milioni di euro, dopo la rilevazione da parte del Collegio dei Revisori di gravi e ripetute irregolarità contabili, protrattasi per un ventennio che ha portato i debiti fuori bilancio dello scorso anno di 1,5 milioni, il parere pesante della Corte dei Conti, che tutti ricordiamo, la presa in carico del disavanzo dell'Asposi di 2 milioni di euro, un cambio d'assessore, un azzeramento di una giunta completa. Pensavamo che fosse doveroso e auspicabile avere una maggiore responsabilità e trasparenza da parte della Giunta e del Sindaco. Il Sindaco non ha più informato il Consiglio sull'evolversi delle situazioni. E non ci sono stati più confronti su alcune situazioni che sono portanti in questa città. O almeno questo è quanto appare a noi consiglieri del Movimento 5 Stelle. Questo perché noi consiglieri, quando decidiamo sul bilancio, dovremmo essere messi sempre nelle condizioni di esercitare pienamente quello che è il nostro diritto-dovere. Perché il controllo fondamentale e indispensabile sull'adeguatezza dell'azione politico-amministrativa che la Giunta esegue. E questo è un diritto incomprimibile. Mentre su temi fondamentali non abbiamo più aggiornamenti. Non sembra che non ci sia più il coraggio di parlare della Libiatellus Romagna Holding, dell'Unione, dell'aeroporto, del centro storico, dell'Asposi, degli inceneritori. Ci sembra strano che non si sia ancora relazionato sui bilanci delle partecipate. Forse lo facciamo entro marzo, ovviamente, magari nel DUP, però in realtà forse bisognava farlo anche adesso, perché insomma. Bilancio delle partecipate, io capisco che possono mettervi un po' in imbarazzo dover approvare un bilancio di una partecipata quando ancora non sapete se devono essere restituiti o no i compensi degli amministratori, quindi probabilmente è difficile da imputare a bilancio quella spesa. Anzi, non abbiamo più avuto proprio notizie, non ci sono novità, non c'è relazione fra questa giunta e questo consiglio. Non sappiamo come vanno a finire queste vicende sollevate un po' dalla maggioranza, un po' dalla minoranza. Ci aspettavamo dunque una relazione un po' più dettagliata. Fra poco ci sarà la partenza dell'Einaudi e ci aspettavamo anche qui, e probabilmente arriverà, una relazione e aggiornamenti, anche perché è una cosa molto importante, ora che sembra che tutto possa partire, adesso comincia in realtà la salita, finora eravamo in pianura. C'è la nascita dell'Agenzia Romagnola per i Trasporti e una relazione dettagliata non l'abbiamo avuta. Poi c'è l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che il nostro sindaco ne è presidente, però qui dell'Unione della Romagna dei Comuni, Unione dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese non se ne parla, non si decide come, quando i servizi vengono passati, è una cosa che questo Consiglio è abbastanza escluso da queste decisioni. Noi avevamo sollevato un po' i casi dei derivati Dexia, pensando che poi magari fosse l'occasione per riuscire a prendere delle decisioni, visto che comunque sono 1 milione all'anno, 1 milione di euro all'anno gli interessi da pagare, che almeno a noi risultano in aumento, almeno per quanto riguarda le previsioni del 2016 erano leggermente più basse rispetto alle previsioni del 2017. Insomma, per dare un giudizio consapevole come consiglieri, consapevole e ragionato,
Ci mancano un po' di informazioni e probabilmente quella integrazione che ci dovrebbe essere fra una giunta e il proprio consiglio, visto che comunque, come è stato sottolineato anche dall'assessore poco fa, il bilancio è questione del consiglio. La giunta lo propone e il consiglio lo approva. Secondo noi quindi vi è una piccola compressione del nostro diritto come consiglieri comunali, che se negli anni passati poteva essere una benedizione, con noi che cerchiamo di sapere cosa facciamo come amministratori, avendo ricevuto un mandato cittadino, per noi è una maledizione, perché in realtà noi vorremmo essere più consapevoli e più produttivi possibile. Ci sono per noi delle anomalie, poi magari ci sbagliamo. Nel parere 2017 dell'organo di revisione a pagina 25 si segnala che a partire dal 2016 si assiste ad un vertiginoso incremento delle destinazioni a parte corrente delle entrate dei permessi a costruire, creando forte e preoccupante disequilibrio. Si parla di reiterato ricorso ad entrate straordinarie che rileva un indice di difficoltà che richiede attente valutazioni e conseguenti iniziative finalizzate al superamento di tale condizione. Anomalia segnalata ovviamente dall'organo dei revisori, che sembra confermare la nostra idea del fatto che la variante cemento e commercio non sia stata studiata per andare incontro alle direttive europee, come ci avete detto in commissione, ma per avere disponibilità di 1.700.000 euro di entrate in conto capitale da destinare appunto al ripiano di un disavanzo delle spese correnti. Altrimenti forse il Comune non avrebbe avuto un bilancio così equilibrato. Queste critiche al limite della spesa in conto capitale a copertura di quelle correnti sollevata dal Collegio dei Revisori, e specificatamente c'è scritto che non diventino strutturali. Cos'è strutturale? Una spesa in un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni? Un metodo che viene usato ed ogni 3 anni viene intervallato con uno zero, forse per noi è strutturale, anche se in realtà apparentemente non lo è. Quindi la metodologia è strutturale, anche se, guardando bene i conti, il 2016, che a pagina 25 del parere del 2017 porta a zero come cifra, potrebbe interrompere questa strutturalità. E su questo punto noi ci piacerebbe avere rassicurazioni sia dal parere, anzi, spiegazioni e rassicurazioni da parte dell'organo revisore, che sono poi deputati alla regolarità contabile. Inoltre non capiamo bene, ma osservando il parere 2016 a pagina 6, per poter emettere il parere 2017 sembrava per noi mancare il prospetto analitico delle spese del personale previste a bilancio. Abbiamo visto che in realtà ci è stata consegnata da parte del Collegio dei Revisori la proposta di deliberazione, poi se è uguale identica alla deliberazione, qui determina prima, determina e delibera di giunta che ci sono lo stesso giorno, che sono il 7 di febbraio. Voi avete valutato probabilmente la proposta di delibera. Però insomma sono tempi che non rientrano nei 45 giorni che dovrebbero essere i tempi regolari, per cui anche a noi consiglieri certe informazioni non sono arrivate in tempo utile, visto che la maggior parte dei consiglieri non sapeva neanche, a parte che non sapeva neanche che esistessero, però insomma, e che dovessero essere date, però insomma sono arrivate solo oggi, noi l'abbiamo avuta in questo momento, per cui come consiglieri rispettare il nostro mandato diventa difficile su questo. È vero che sarebbe meglio se i consiglieri di minoranza si facessero gli affari loro e il bilancio passasse senza nessuna critica, ma questo non ve lo possiamo concedere. Sempre secondo noi non abbiamo avuto
A disposizione la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, presente a pagina 26 della nota integrativa, con un contenuto più analitico sul modello della nota integrativa dell'anno precedente. Capisco che c'è l'armonizzazione dei sistemi contabili che dovrebbe semplificare queste cose, però diventa difficile poi avere un confronto con gli anni precedenti. Non siamo per esempio riusciti a comprendere e confrontare la composizione del fondo rischi. Non si capisce come mai da un esercizio all'altro cambino sempre dei parametri di riferimento che non permettono di effettuare una comparazione serena e immediata dei dati. Speriamo, io lo chiedo ormai siamo qui da 2 anni e mezzo, lo chiedo a tutti gli anni in tutte le commissioni, spero che si possa avere i dati molto prima per riuscire a ragionarci sopra, ma molto prima, se i revisori dei conti dovrebbero avere 45 giorni, dovremmo avere 30 giorni minimo noi anche per riuscire a fare una discussione costruttiva. Io non dico a fare solo della negatività, ma anche proprio essere costruttivi, cioè proprio a portare magari delle idee che potrebbero essere anche condivise, ecco, visto che il bilancio poi alla fine è questione della roba nostra. Per quanto riguarda la possibilità di apportare emendamenti al bilancio di previsione, dobbiamo rilevare che nessuno dei consiglieri ha messo, io penso anche della maggioranza, adesso magari parlo e non dovrei dirlo, però insomma non siamo messi in grado di poterli fare, cioè adesso io non mi aspetto che i consiglieri della maggioranza facciano emendamenti perché magari ne parlano all'interno con la loro giunta, quindi hanno un rapporto un po' più stretto con l'organo di governo a livello politico, però comunque noi non siamo messi in grado di poter esercitare il nostro diritto, fare degli emendamenti in modo da poter magari incidere in minima parte anche sul bilancio di previsione. C'è questo ampliamento di asimmetria fra sull'informativa, la possibilità di utilizzare certe voci di bilancio, anche perché poi noi avevamo proposto degli emendamenti, la maggior parte dei quali puntavano a una riduzione della spesa, una riduzione della spesa che ovviamente vuol dire poi una maggiore capacità di programmazione. Quindi per il futuro ci attendiamo che si possano avere almeno accorgimenti in grado di metterci in condizione di essere un po' più, non dico professionali, ma almeno un po' più informati e incisivi sul bilancio di previsione, che poi è quello che fa la differenza. E il fatto di sentire queste parole, la parola dell'assessore Zaccarelli in commissione dire che si auspicava di parlare di bilancio tutto l'anno, le ha ripetute anche oggi in consiglio, non solo per 2 giorni e per qualche commissione, da un lato ci ha fatto sorridere, dall'altro un po' arrabbiare, perché noi 2 anni e mezzo fa avevamo proposto il bilancio partecipativo che avrebbe coinvolto un po' di più quella che è la struttura organizzativa comunale, compresi i quartieri, per cui magari si poteva avere un qualcosa di più condiviso e distribuito, e che ovviamente è stato bocciato come proposta in questo consiglio, per cui ecco perché ci siamo un po', quelle parole ci hanno fatto un po' arrabbiare, perché se da un lato siamo felici che certe idee passino e diventino di dominio pubblico, dall'altro ci dispiace che quando vengano proposte certe idee vengano bocciate a volte anche con giustificazioni risibili, se non addirittura avvilenti. Ovviamente noi come minoranza ci assumiamo completamente il dovere di essere in questo consesso per ricordarvelo sempre, per spingervi al cambiamento, per aiutare a cambiare paradigma, per mettere la scuola, l'ambiente, il lavoro, i cittadini ai primi posti della prossima campagna elettorale. E su quello dibattere, discutere, ottenere voti e poi applicare. Applicare quanto
i cittadini hanno premiato con il loro voto, ovvero il programma di governo. A noi piace usare una frase che è: sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. Non è una frase mia, non è una frase del movimento, ovviamente è una frase del Mahatma Gandhi, ma è una frase che è simbolo di quello che noi prendiamo come modo di affrontare la responsabilità di essere amministratori di questa città. Dal punto di vista politico, noi chiediamo più tagli sulla spesa e servizi istituzionali, generali e di gestione, missione 1. Vogliamo che i costi di funzionamento e le spese amministrative si fermino ed iniziano ad essere razionalizzate e gestite. Le politiche di rendere le spese sempre più a breve termine, sempre più rigide ed intoccabili, sono pericolose e danno un chiaro segnale di paura alla città. Come ho detto, con i nostri emendamenti, anche se non sono passati, avremmo voluto e abbiamo voluto manifestare che la spesa della missione 1 sono troppo alte e soprattutto sbilanciate nella parte corrente, cosa segnalata anche dai revisori. Secondo noi si continua a favorire gli interessi delle banche piuttosto che dei cittadini. Non si è voluto ridurre quelli che sono i derivati, che secondo noi 1 milione di euro all'anno sono esagerati. Avverto Benini che ha superato i 15 minuti, perché lei si regoli. Provo a sintetizzare. I principali investimenti nel 2017 saranno sul Santarelli e sul Giardino dei Musei per circa 5,2 milioni, mentre per la messa in sicurezza sismica e antincendio delle scuole solo 1,6 milioni. Cioè una visione completamente opposta alla nostra, mi dispiace. Anche perché io penso che i cittadini preferiscano vedere andare i loro figli in una scuola sicura piuttosto che al teatro. Magari al teatro ci andiamo dopo. Questo lo posso saltare perché il dottor Seni ci ha risposto in mattinata. Vediamo che la principale politica sull'ambiente che si prevede di fare è quella di sistemare le fognature per 250.000 euro e la riqualificazione del parco della Rocca per 100.000 euro. Non è molto, anzi è poco. Ribadiamo, niente, a posto. Posso solo aggiungere, magari eventualmente analizzando anche i documenti che ci sono arrivati oggi, ci riserviamo anche domani di intervenire o più tardi il mio collega Vergini di fare delle integrazioni. Per ora grazie. Vado a integrare quanto ha detto il mio collega Benini aggiungendo altri argomenti. Per quanto riguarda le imprese, non abbiamo visto politiche che vadano nella direzione di sviluppare nuovi mercati e nuove opportunità per le piccole e medie imprese, salvo lo stanziamento di 100.000 euro, che ci sembra però veramente poco. Abbiamo notato che l'unico obiettivo di quest'anno della missione 14 del DUP è la partenza del mercato coperto, ma dubitiamo che questo investimento sia in grado di movimentare in modo consistente il tessuto economico. Fondo di riserva. Qui si sta veramente raschiando il barile, perché abbiamo una sensibile diminuzione delle risorse del fondo di riserva, di competenza, che ridurrà inevitabilmente le capacità del Comune a far fronte ad eventuali imprevisti. Speriamo che non ci siano altre parcelle da pagare come debiti fuori bilancio nei cassetti dei dirigenti che vanno in pensione, come è successo nel 2015, altrimenti siamo fregati. Aeroporto. L'amministrazione è diventata uno zimbello dei cittadini per come si è fatta prendere in giro da Alcomb. Dopo che l'onorevole Marco Di Maio aveva sbandierato il presunto risultato del PD forlivese, che poi invece si è tramutato in un totale buco nell'acqua e nel game over del sindaco Drei. Da appassionato di videogiochi, dopo game over di solito compare insert coin, ma in questo caso invece non abbiamo visto alcuna previsione di spesa nel 2017 per l'aeroporto, quindi mi sa che significa che avete gettato la spugna e sarà la continuazione della telenovela di Alcomb.
che doveva partire a gennaio, poi adesso siamo ansiosi di sapere la prossima data e le nuove scuse dell'americano. Per rimanere nell'ambito delle prese in giro ai cittadini, come non citare il fantasmagorico piano della sicurezza? Noi l'abbiamo analizzato e sinceramente l'abbiamo trovato una lettura un po' noiosa e anche un po' ripetitiva, ma soprattutto tutta teoria e niente azioni concrete, a parte lo stanziamento dei fondi. Quindi possiamo solo incrociare le dita e pregare che quei soldi siano spesi bene o sarà l'ennesimo buco nell'acqua. Infine, i servizi a domanda individuale. Abbiamo rilevato varie incongruenze nella copertura e una gestione, a nostro avviso, non in linea con le esigenze dei cittadini e che penalizza le famiglie. Nello specifico, per quanto riguarda i musei, abbiamo una copertura del servizio da parte del Comune di circa l'80% delle spese. Francamente, ci pare troppo. Abbiamo a disposizione un patrimonio ricco, variegato e di alto livello, che però non viene gestito e valorizzato adeguatamente. Il 2016 è stato un anno record di presenze turistiche in Regione, ma ci chiediamo se anche a Forlì, se Forlì abbia veramente beneficiato di questo flusso turistico positivo, oppure se rimaniamo, come sempre, il fanalino di coda della Regione. Forse bisognerebbe ripensare il San Domenico in modo diverso, per essere più da volano, per far conoscere e valorizzare il restante patrimonio storico della città, piuttosto che essere l'unico centro che cannibalizza il flusso turistico dei visitatori. Per quanto riguarda il teatro, abbiamo oggi una copertura del servizio che parte, diciamo, che da parte del Comune di circa 60% delle spese, troppo anche in questo caso. Sappiamo che in Romagna il teatro gode di ottima salute e anche a sentire gli operatori, tant'è che nelle altre città vicine non lo includono tra i servizi a domanda individuale e ci chiediamo come mai anche questa risorsa da noi invece sia scarsamente valorizzata. Stando ai numeri di 28.000 visitatori e di una capienza di circa 700 posti, la struttura del teatro sembra utilizzata per una quarantina di giornate all'anno. Un termine di paragone potrebbe essere ad esempio il Teatro Bonci di Cesena, che riesce a organizzare 70 giornate teatrali. Si può sicuramente migliorare. Inoltre, continuando nel paragone con Cesena, loro possono contare su una sponsorizzazione della Fondazione Biper, che contribuisce ai costi senza costringere a decidere sul pubblico. Pensiamo che sarebbe doveroso valutare la possibilità di favorire l'ingresso anche di altre fondazioni oltre a Cari Romagna, oppure forse è vietato. Per quanto riguarda la piscina, abbiamo oggi una copertura del servizio da parte del Comune del circa l'85% della spesa e veramente non riusciamo a capire come sia possibile, considerato che annualmente la piscina gode di 250.000 accessi. Se ogni accesso venisse valorizzato anche per un euro, le spese sarebbero praticamente coperte e invece sembra che tutti i proventi vadano nelle tasche dei privati che gestiscono e ringraziano, mentre le spese vanno unicamente a diminuire le tasche dei cittadini, anche quelli che in piscina non ci vanno. E se paragoniamo la percentuale di copertura con quella degli altri impianti sportivi, che è intorno al 50%, questo dato fa quantomeno pensare. Al contrario di questi tre servizi che ho appena citato, ne abbiamo invece altri dove invece la copertura del servizio da parte del Comune è pari allo 0% della spesa. E quali sono? Sono tutti quei servizi per le famiglie, quali le mense scolastiche e i servizi pre e post scuola. Fra l'altro si tratta di spese quasi obbligate e quindi le famiglie non hanno scelta, devono pagare. Questo a nostro parere non è molto equo. Ovviamente non è che intendiamo abolire la cultura, ma sarebbe necessario portare un riequilibrio all'intervento comunale ad almeno il 50% per andare incontro alle esigenze delle famiglie. In altre città ci sono esperienze positive di valorizzazione del patrimonio culturale anche con l'intervento dei privati. Noi vorremmo che si esplorasse anche questa possibilità piuttosto che andare sempre a pescare nelle tasche dei cittadini. Ah, e poi ci sarebbe tante altre cose da dire sui derivati, ma lo faremo quando sarà discussa la nostra mozione, che, lo ricordo, è ferma lì da 8 mesi. E io spero che prima o poi vi degnate di rimanere in consiglio un po' di più per discutere anche le nostre mozioni, invece di far tardi unicamente quando ci sono le vostre delibere. Grazie. Grazie Presidente. Allora, elenco brevemente i motivi per cui noi non parteciperemo al voto. Non condividiamo le percentuali dei servizi a domanda individuale perché non sono stati discussi in questo consesso e nelle commissioni. Non abbiamo avuto tempo in modo completo di elaborare emendamenti e proposte costruttive e, perdonatemi consiglieri, il bilancio è cosa di questo Consiglio Comunale, non della Giunta.
Prego, consigliere, prego, non lo sapeva. Quindi la mancanza di informazione, mi dispiace sindaco, mi dispiace assessore, in realtà ci porta a non avere serenità nel votare questo bilancio. Un appunto, signor sindaco, io ho guardato gli scorsi anni fino all'anno 2008 nella banca dati della Corte dei Conti e non sono arrivate queste segnalazioni. Quest'anno sono arrivate alla provincia di Piacenza e Parma, al comune di Piacenza e al comune di Forlì e all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Gli altri comuni ancora non l'hanno ricevuta. Faccio un appello al segretario generale, chiedo la verifica se tutti i consiglieri sono legittimati a mettere il voto oggi al bilancio, in quanto ci sono molti consiglieri, alcuni consiglieri, che sono dipendenti di società direttamente controllate dal Comune. Quanto riguarda il tema sollevato dai vari consiglieri, primi Movimento 5 Stelle, allora siamo in una dimensione di quesito sul conflitto di interesse. Il conflitto di interesse è una categoria molto più ampia dell'incompatibilità, l'abbiamo già visto e affrontato altre volte. In questo consesso, a livello di incompatibilità, quindi per la regolarità della seduta e della procedere alla votazione, l'abbiamo già verificato, non ci sono problemi, già il terzo bilancio. Bisogna precisare sul contenuto, il bilancio è un documento di tipo programmatorio dell'ente generale, con poste di tipo generale complesso e con dati aggregati. Andare a configurare in concreto situazioni di conflitto di interesse penso sia in questa situazione molto difficile. E ripeto, è già il terzo bilancio che viene approvato da questo consesso. Nello specifico mi è sembrato, non possiamo dal nostro punto di vista conoscere nel dettaglio tutte le situazioni, però abbiamo percepito l'eventuale obiezione di dipendenti, ma dipendenti non rivestono ruoli che possono essere in qualche modo direttamente collegabili. Quindi per queste considerazioni, se qualcuno non ha o non sia a conoscenza di situazioni specifiche, particolari, direi che si può regolarmente procedere. Grazie. Allora, iniziamo con le operazioni di voto.